Stefania Pace è un'infermiera, coordina gli infermieri di questo ospedale, anche il responsabile dell'ordine, il presidente dell'ordine degli infermieri di Brescia. Allora chiedo a lei, perché parliamo molto dei medici, parliamo un po' meno degli infermieri, anche il vostro è un lavoro assolutamente in prima linea, noi abbiamo visto le facce, i volti, le testimonianze di donne e uomini che stanno appunto in questi ospedali giorno e notte. Quindi, qual è la vostra giornata qui? Cosa vuol dire? La nostra giornata direi che ormai è completamente sovvertita. Ovviamente non esiste più una giornata che possiamo definire tipo, perché in questo momento davvero stiamo tutti rincorrendo l'emergenza. La giornata comincia, io ho assistito ai briefing mattutini dove c'è uno scambio ovviamente di notizie in merito ai pazienti, al cambio di turno. E la giornata inizia con il rito della vestizione, che è un rito veramente toccante perché vedi solo gli occhi di queste persone, attraverso queste visiere vedi solo gli occhi che comunque comunicano tantissimo, comunicano spavento, perché anche noi operatori siamo spaventati da questa cosa, però comunicano anche tante altre cose, comunicano una grande umanità. Comunicano una grande determinazione perché nessuno si è tirato indietro, a nessun livello, infermieri, medici, operatori sanitari, gli ausiliari, che tante volte ci sono anche tante figure che non vengono mai nominate, nessuno si è tirato indietro e tutti con grande forza, con grande competenza e con grande professionalità è qui in prima linea. Cosa vi manca a livello di dispositivi? Abbiamo sentito anche molte denunce, cioè mancano i dispositivi di Allora, i sicurezza. dispositivi in alcune aziende tipo la nostra ci sono, vorrei rassicurare. Sono le notizie che arrivano all'ordine, in questo momento cambio pelle, parlo delle notizie che arrivano all'ordine professionale, c'è una sofferenza rispetto ai presidi in ambito territoriale, vorrei fare un appello di attenzione nei confronti del territorio e delle RSA, le strutture per anziani. E comunque vorrei fare un appello a livello nazionale, i dispositivi per ora ci sono, noi diamo disposizioni che vengano utilizzati con parsimonia e con accuratezza, perché non vorremmo mai che cominciassero a mancare. Quindi davvero i dispositivi sono fondamentali per garantire sicurezza a noi in primo, ma ancora più importante ai nostri pazienti. Vedete i vostri colleghi ammalarsi? È quasi quotidiana questa cosa. Non so. Io le posso dire che abbiamo alcuni colleghi a casa, alcuni stanno bene, sono quasi asintomatici, alcuni un po' meno, e quello che traspare comunque, noi li sentiamo quotidianamente, quello che traspare è che è talmente tanta la voglia di rientrare, sembra quasi un paradosso, di rientrare per rendersi utili che comunicano con noi quasi tutti i giorni per dirci stiamo meglio, a breve torneremo. È veramente uno spirito di alleanza, di collaborazione encomiabile in questo momento. Raffaella, scusami, siccome invece noi ci teniamo molto a far vedere agli italiani, no, invece qual è il lavoro degli infermieri, che spesso poi in altre occasioni, magari quando ce li troviamo in ospedale, no, non abbiamo neanche la pazienza, vengono trattati male, insomma ci sono situazioni diverse. Invece, in questa settimana li abbiamo sentiti spesso, perché deve essere chiaro a tutti, insomma, che tipo di lavoro stanno svolgendo e in quali condizioni. Se puoi chiederlo, perché l'ho fatto anche con altri infermieri, perché anche questo è un concetto che, diciamo, deve essere ben assimilato. Tutto questo per quale stipendio? Chiedo, Allora, sì, vogliono sapere quanto guadagnate, cioè il lavoro importante diciamo lavoro che è dell'infermiere. quanto è gratificato dal punto di vista Grazie, economico. grazie per la domanda, perché io volevo dire una cosa, se mi consentite. Ieri io ho ricevuto una telefonata inaspettata e assolutamente graditissima dal nostro ministro Roberto Speranza. Voleva ringraziare a nome mio tutti i colleghi che in questo momento sono sul fronte. Io ho apprezzato tantissimo questo senso di vicinanza, però colgo l'occasione per dire che quando sarà finita l'emergenza, questo non è il momento di fare recriminazioni, perché siamo tutti impegnati sul fronte, siamo tutti impegnati al lavoro. Però
però noi in media guadagniamo circa 1.600 euro al mese e quindi è mio impegno come Presidente dell'Ordine e di tutti gli altri colleghi, finita l'emergenza, ritornare a livello istituzionale ai tavoli dove abbiamo sempre posto l'attenzione sulla scarsità delle risorse che purtroppo adesso più che mai è manifesta e sull'inadeguatezza anche della retribuzione di noi infermieri. Mi scusi, 1.600 euro con, come si usa dire, tutto dentro, notturni, straordinari, festivi. 1.600 euro tutto compreso, indennità, indennità festive, notturne, indennità di terapie intensive, tutte le indennità sono circa 1.600-1.650 euro per un lavoro davvero di grande responsabilità e di grande veramente dedizione che abbiamo sempre dimostrato, non soltanto in questo momento d'emergenza, ma abbiamo sempre dimostrato quotidianamente sui nostri vari setting di cura. È di grande rischio, è di grande rischio. Gli infermieri. Devo chiudere, Raffa. È di grande rischio. Sì, certo. Di grande rischio anche certo. Per la loro salute, allora, perché basta, lo sappiamo. Insomma, è una vergogna. Ha ragione. La dottoressa, non è questo il momento, però dopo inevitabilmente bisognerà ricordarselo, perché mi viene da scusarmi a me con loro per questa situazione e per quanto vengono pagati a fronte di tutto quello che stanno facendo, perché ve lo ricordo di più in questa situazione, sono loro che sono accanto ai nostri parenti fino alla fine, probabilmente, quando va male. Sono gli ultimi volti che possono vedere in questa situazione, quindi dovremmo non essere grati, ma molto di più. Davvero viene da chiedere scusa. Chiedo scusa io a tutti questi infermieri, perché c'è da vergognarsi. Grazie Raffaella, grazie alla redazione di Milano, ancora una volta fa un lavoro prezioso e naturalmente li ritroverete nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie a Pietro Salvatori, grazie a tutti gli operatori in studio con noi e naturalmente alla regia. Adesso c'è Andrea Pancanico.